Bene ragazzi, siamo dentro al box, quindi vi faccio vedere il mio box, anche perché in questo video non solo vi faccio vedere il mio box, ma andiamo ad effettuare un po' di lavorini sul Fantic per prepararlo al suo primo grande viaggio, circa 3.000 km, di cui oltre la metà in off-road. Tour della Sicilia col Marrettone, quindi Marrettone, preparati perché sto arrivando, ma soprattutto tour della Toscana. Andrò a fare l'eroica i primi di marzo, per cui seguitemi su Instagram, mi raccomando, in modo da poterci incontrare se siete della zona. Inoltre, come al solito, prima di iniziare a vedere il mio box e come lo sto allestendo, beh, ti ricordo che puoi supportarmi iscrivendoti al canale e attivando la campanellina delle notifiche. È gratis, non ti costa niente, ma se vuoi fare uno step in più, puoi addirittura abbonarti al canale in modo da sostenermi. A te costa poco più di un caffè e ti garantisco che investo tutto su questo bel progetto. Ma eccoci qui, questo è il mio box. Lì sopra c'è la luce col pannello solare che vi avevo consigliato sulle storie di Instagram, ed è per questo che vi consiglio sempre di seguirmi anche su Instagram, anche perché qui siamo quasi 25.000, su Instagram siamo poco più di 3.000, quindi c'è qualche cosa che non mi torna, ma facciamo un tour. Qui ci sono dei ganci in cui ho appeso gli accessori da moto. Questi zaini sono della bici, ma adesso li sposterò e appenderò d'estate anche i caschi. D'inverno non vale la pena perché i caschi vanno conservati in un luogo fresco e asciutto, e qui è umido e troppo freddo, quindi rischierei di danneggiarli, e soprattutto rischierei di avere delle muffe all'interno dei caschi. L'unico casco che ho appeso è quello dell'incidente, che tengo come reliquia perché dopo tutto mi hanno salvato. Qui c'è il mio bel Fantic, tutto sporco perché da quando l'ho comprato non ho avuto il tempo di lavarlo, ho ingrassato però la catena, e come potete vedere qui sotto c'è il cartone. Ho messo anche dei tappeti in modo da evitare di macchiare il pavimento qualora i motocicli, perché ci sarà questo, e poi dove sono adesso ci sarà la tuono, dovessero perdere magari quando fa tanto caldo, comunque dopo un utilizzo intenso. Qui è la parte di cui invece vado più orgoglioso, tutto lo scaffale con tutta l'attrezzatura sopra, attrezzatura da viaggio, manutenzione, a sinistra per le biciclette, a destra per quanto riguarda la moto. Ho anche il Tom Tom che poi monterò sull'Aprilia, mentre sotto tutto ciò che riguarda la manutenzione ordinaria pre e post giri, quindi prodotti per la catena, prodotti per i freni, prodotti per la pulizia. E se sei un'azienda, ti ricordo che se vuoi sponsorizzarmi trovi la mia mail qui sotto in descrizione, mentre muovendoci a sinistra troviamo tutti i prodotti per quanto riguarda la manutenzione delle bici, perché sì, anche le bici hanno bisogno di tanta manutenzione. Dietro di me abbiamo poi il lato bici, ci tenevo tantissimo ad avere un orologio perché passerò tanto tempo nel mio box con le due bici, la mia e quella della mia ragazza, e tutti i caschi a seconda dello sport, della pratica che andrò ad affrontare, e i guantini. Anche qui ci sono dei ganci, vi lascio poi tutta l'attrezzatura in descrizione nel caso voleste vedere. Adesso però è arrivato il momento di montare questo qui, è il portapacchi del Fantic. Perché? Perché in questo modo, anche se volessi fare una scampagnata con il passeggero, beh, posso mettere il bauletto semirigido dell'SV Motec dietro, vi farò poi vedere come lo allestisco, e se viaggio da solo soprattutto posso mettere un bel borsone non sulla sella ma sul portapacchi. Non ho intenzione però di acquistare un portapacchi rigido perché secondo me su questa moto non ha poi così tanto senso. Ci tengo a dire che questo portapacchi qui l'ho comprato anche perché col Fantic costa tutto pochissimo. Pensate, l'ho pagato nuovo circa 80 euro. Beh, devo dire che l'imballaggio c'è, portapacchi, con il suo libretto di istruzioni. Beh, devo dire che è piuttosto pesante. Prima di sporcarsi, meglio mettere un paio di guanti. Prima cosa da fare, rimuovere la sella. Sapete che non l'ho mai fatto. Sella rimossa, è più facile di quello che pensassi. Portapacchi montato, non senza difficoltà, ma ce l'ho fatta. È stato difficile trovare
gli incastri giusti, ma vi posso assicurare che adesso è bello solido. E qui ci andrà una bella borsa di SV Montec. Manca ancora una piccolissima cosa da fare. Infatti il giorno che ho ritirato il Fantic ho perso il contrappeso, quindi ne ho preso uno nuovo, tra l'altro anche qua 14-15 euro, e andiamo a montarlo. Sono contrappesi ed espansione e direi che da qui non dovrebbe togliersi più. Probabilmente ha fatto troppo freddo e è morta la batteria, ma niente paura, abbiamo il dispositivo giusto, questo in particolare della Telwin, ed eventualmente cambio batteria e ne metto una al litio. Questo è un avviatore di emergenza, grazie a Telwin per avermelo mandato. Colleghiamo tutti i cavi e vediamo se funge. Colleghiamo lo spinotto, fortunatamente questa è carica. Già, vi spiego. È sera e quindi sono con la torcia, ma stavo mettendo il portapacchi sul mio Fantic e di punto in bianco non si è acceso più, o meglio, una volta che ho finito di montarlo non si è più acceso. Giro la chiave, si accende il quadro, ma non si accende il cruscotto finché non premo la leva del freno. Presumo quindi che si sia rotto o il relè o alla peggio il cavo dello stop posteriore, per cui verifichiamo subito. Questa maledettina è la scatola del relè, per cui provvediamo ad aprirla. A quanto pare abbiamo trovato il colpevole. Voi forse non lo vedete, ma uno del relè è fulminato. Proviamo a cambiare posto e quindi mettiamo il relè intero al posto di quello fulminato e vediamo se funziona. Momento verità. Boom. Si accende, almeno il quadro si accende. E si accende anche la moto. Però c'è la spia motore accesa, ma credo sia colpa del relè. Fantic rotto, devo dire che mi ha fatto preoccupare, però abbiamo risolto, quindi domani vado a comprare un nuovo relè. Anzi, me ne prendo un po' di scorta, sia mai che succeda qualcosa del genere mentre sono in viaggio. Allora, problemi al Fantic risolti, vi volevo parlare anche di qualche accessorio che porterò con me durante il viaggio. Il primo, beh, è questo qui, uno smartphone rugged, perché sul Fantic non ho intenzione di montare il TomTom e quindi ho detto perché non provare l'esperienza di utilizzare solamente uno smartphone. Ho già scaricato da consiglio del marrettone Wikiloc, ma scaricherò anche altri programmi per viaggiare soprattutto in fuoristrada e programmerò qui dentro il tour dell'eroica. Caratteristiche di questo cellulare: lo comprate a metà prezzo per un periodo ancora limitato, vi lascio il link qui sotto in descrizione. Schermo full HD, tra l'altro anche molto bello e luminoso da vedere, soprattutto schermo che si può utilizzare anche con i guanti, e questo in moto ovviamente è una grande comodità perché quando vi fermate non dovete per forza togliere e mettere, togliere e mettere. Fotocamere da 50 megapixel, c'è l'intelligenza artificiale e soprattutto c'è un sistema di navigazione migliorato che appunto mi dovrebbe aiutare. Batteria mostro, dura diversi giorni, un paio di giorni li fa tutti. Sono ancora indeciso però se utilizzarlo come cellulare principale o come secondo cellulare, quindi in tethering con il mio primo cellulare oppure mettere la mia sim principale qui e portare un solo dispositivo. Nonostante lo standard militare e la resistenza, si dovesse rompere, dovesse volare via dalla moto, cosa faccio? Non lo so, se fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti. Come monterò questo smartphone sul Fantic? Tramite i supporti Quick Locks che mi ha gentilmente mandato Interphone. Qui abbiamo un supporto che può essere adattato in modo da montarlo anche sullo specchietto, e questa è una roba carina anche perché
e permette poi di non avere cavi di mezzo, mentre questo qui è la placca che va collegata nella parte posteriore del cellulare con adesivo 3M. Quindi guardate poi quanto è semplice, lo andiamo a premere, giriamo e praticamente qui diventa assolutamente stabile, e la cosa bella è che possiamo poi inclinarlo come meglio preferiamo. Possiamo metterlo sia in orizzontale sia in verticale senza alcun problema, e questo aiuta parecchio durante la navigazione. Per toglierlo invece è sufficiente premere e girare leggermente e lo sganciate. Ovviamente è molto più facile quando l'adesivo è collegato al cellulare. Insomma, questo sarà poi il mio setup di navigazione sul Fantic. Fatemi sapere la vostra, spero che questo video di riempimento, perché volevo registrare altri video ma tra montaggi, smontaggi, traslochi ho avuto il mio bel da fare. Vi prometto che torneranno i soliti contenuti, ma magari questi video vi piacciono, per cui fatemi sapere la vostra. Per questo video è davvero tutto, ciao!